Buongiorno, oggi torniamo a parlare di un libro di fotografia. Era un video che vi avevo anticipato perlomeno quest'estate e finalmente lo andiamo a fare. Andiamo a parlare dell'Infinito Istante. L'Infinito Istante è un libro di Jeff Dyer. Io avevo già fatto vedere l'edizione inglese perché purtroppo non si trova l'edizione italiana, è fuori produzione, era edito da Einaudi e non c'è più verso di trovarla, non è stato ristampato. Quindi o lo cercate in biblioteca, credo sia abbastanza difficile trovarlo sull'usato, o se ve la sentite, cioè l'edizione inglese è anche economica, è stampato, c'è una versione economica appunto che si trova facilmente e potete provare con quello. Sapendo che è un libro scritto da uno scrittore, quindi richiede di un livello inglese un po' più di un livello base, insomma, per apprezzarlo. Ok, allora chi è Jeff Dyer? Jeff Dyer è uno scrittore, parla di fotografia, questo è, si potrebbe definire un saggio di fotografia, credo sia la definizione più simile a una definizione corretta, e è un outsider di questo mondo perché non è né un critico né un fotografo, anzi proprio all'inizio dice non solo non sono un fotografo ma dice non ho mai posseduto una fotocamera, ho solo fatto qualche scatto con fotocamere che di altri, per esempio dei turisti che mi chiedevano di scattare loro un'immagine. Quindi il lavoro di Dyer viene fatto da un punto di vista differente, viene fatto da un punto di vista in un certo senso appunto dello scrittore che fa una ricerca, perché sotto c'è una ricerca molto puntuale, il lavoro di ricerca enorme per trovare tutte le notizie sugli autori, su come le loro vite si sono intrecciate, sulle fotografie. Le fotografie analizzate in questo libro come sono state scelte? Dyer dice all'inizio è stato il caso, poi a mano che mettevo insieme un corpus di fotografie mi rendevo conto che c'erano degli elementi comuni che attiravano la mia attenzione e questi elementi comuni poi mi hanno portato ad affinare la mia scelta. E questi elementi comuni cosa sono? Sono principalmente gli elementi che Dyer usa per svolgere tutto il libro, per passare da un argomento all'altro, perché nella lettura non ci accorgiamo praticamente mai dell'interruzione. Si parte dal parlare magari della rappresentazione del non vedente in fotografia e poi si passa a quella dei cappelli, all'importanza del cappello, alle mani, a come vengono riprese in un certo momento piuttosto che in un altro, da un fotografo piuttosto che da un altro. Insomma, elementi comuni sono il filo conduttore che ci accompagnano per tutto il libro. E appunto il salto da un argomento all'altro non viene percepito, tanto che a un certo punto, magari assorbiti dalla lettura, ci stiamo leggendo ma come siamo arrivati a parlare delle panchine, cioè, e anche le panchine sono un argomento che viene toccato. I fotografi che prende in considerazione sono tutti fotografi famosissimi, si parte praticamente da fotografie degli albori della fotografia fino ai primi, alla fine degli anni 90, insomma, il 99 sono le ultime foto che vengono presentate nel libro. Citare gli autori sarebbe riduttivo perché andrebbero citati tutti, da Walker Evans a Dorothea Lange, a Stieglitz, fino poi ad arrivare a Robert Frank, a William Eggleston, passando anche per Gary Winogrand, del quale Winogrand tra l'altro vorrei citare una frase che è quella che poi stimola Dyer, è un po' anche il principio con cui lui porta avanti questa ricerca, ovvero Winogrand dice: io fotografo per scoprire come apparirà una cosa una volta fotografata. E questo è appunto il principio che anima Dyer in tutta la ricerca, quindi si è detto che lui parte con una scelta inizio casuale di fotografie e a mano la affina. Quello che vuole fare con il suo libro, con questa ricerca, è imparare qualcosa di più sulla fotografia, un medium che lo interessa estremamente, e nello svolgimento di questo compito vuole portare assieme a sé il lettore, in modo da imparare insieme seguendolo in questo percorso che fa. E si tratta di un percorso estremamente originale, è un libro che si vede appunto qui che è scritto da uno scrittore come impostazione, lo scrittore di professione intendo, non appunto più da un critico piuttosto che da un altro fotografo, perché delle connessioni sono originali, il taglio che dà lo stesso è originale. Ed è veramente piacevole da leggere, non è un libro tecnico, salvo dove è proprio strettamente necessario per spiegare alcuni passaggi, per esempio
quando si parla del discorso del passaggio dal bianco e nero al colore e dei coloro che hanno un po' sdoganato nell'uso anche fine art, portato magari al MoMA delle mostre fotografie a colori, quando la maggior parte dei fotografi sostenevano che la fotografia era solo in bianco e nero. Insomma, abbiamo Strand, abbiamo Frank, che insomma su questo erano molto rigidi, a differenza magari di un Weston che era più aperto, anche se la maggior parte della produzione di Weston appunto è in bianco e nero. Va bene, mi fermo qui. Spero che vi abbia incuriosito, spero che lo possiate trovare appunto magari in biblioteca. Purtroppo è veramente un peccato che non venga ristampato, e credo sia, non sia stato stampato nemmeno, insomma non doveva essere nemmeno così diffuso come il libro. E se no, l'edizione inglese, The Ongoing Moment è il titolo, e si trova in edizione economica, è facile da trovare. La stampa della versione in Audi onestamente era migliore. Questa edizione che ho io, ve la faccio rivedere, non ha una bellissima stampa, però insomma è accettabile. C'è una parte a metà del libro in cui ci sono tavole a colori, non molte, e poi ci sono svariate invece fotografie in bianco e nero all'interno del testo. Like se vi è piaciuto, iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!